Canto gregoriano. Direi che ci sono tre possibili reazioni di fronte a questa terminologia, canto gregoriano. La prima: ah, il canto gregoriano, che meraviglia, mi manda proprio l'anima in estasi. La seconda: il canto gregoriano, maremma e scatole, o chi lo può sentire? Ma poi in latino non ci si capisce niente, per carità. La terza, che più o meno è quella che riguarda un po' la fascia giovani giovanissimi. Canto gregoriano? Aspetta, forse alle medie a musica mi avevano detto qualcosa. Cos'era? Boh. Con tanto di scrollata di spalle proprio. Cioè, proprio della serie. Vivo bene anche senza saperlo. Questa è la situazione, dobbiamo essere realisti nelle cose, no? Il canto gregoriano. Il canto gregoriano dovremmo definirlo, per essere un pochino più precisi, canto franco-romano. Che cos'è? È il risultato di un lungo percorso, lungo diversi secoli effettivamente, che comincia addirittura da due esperienze di canto che fra di sé non c'entrano niente. La cantillazione, che era quasi il modo di parlare cantilenando proprio della latinità mediterranea, e il modo di cantare durante la liturgia. Nella proclamazione dei salmi o nella proclamazione dei testi, nella liturgia sinagogale, dell'esperienza di preghiera ebraica. Con l'avvento del cristianesimo, quando il cristianesimo che conserva la sua esperienza ebraica, che passando per la zona ellenistica, quindi di influsso greco, attinge anche dalla maniera con cui i greci consideravano i modi, quelle che noi potremmo chiamare oggi un po' più le scale, si arricchisce, tocca l'esperienza romana quando giunge in Italia, in Europa e assorbe anche il modo di cantillare proprio della latinità europea, della latinità romana. Di qui si sviluppa tutto un repertorio, dal modo con cui semplicemente il celebrante, se poteva cantare, perché non ci dimentichiamo, sicuramente in tempo di persecuzioni c'era anche questo problema. Quando però poi, con la tolleranza di Costantino, la liturgia può essere celebrata liberamente e pubblicamente, allora sì, certamente c'è un grande input per sviluppare anche il canto nella liturgia, e quindi da forme molto semplici, come poteva essere il modo con cui il sacerdote celebrante dava il saluto liturgico. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Per esempio, questo o ancora più semplice. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Eccetera, eccetera, eccetera. Con tutte le possibili varianti che ci sono, da cantillazioni molto semplici, come per esempio anche quella del prefazio, cioè della parte poetica che precede il canto del santo nella messa. Dere dignum et justum est, ecum et salutare. Molto semplice, cioè una nota fissa, cioè la corda di recita, su cui si recita la maggioranza delle sillabe di un testo e poi con qualche piccola fioritura, con qualche piccolo ornamento, come direbbero i ragazzi, con qualche arzigogolo da qualche parte. Ha forme invece più fiorite, più ampie. Non a caso il repertorio lo possiamo dividere in sillabico, cioè molto semplice, molto limitato anche nel modo di muovere le parti, a quello più ornato che si chiama melismatico, cioè dove ci sono questi bellissimi vocalizzi. Ora così sui due piedi, per esempio, mi viene in mente il tratto Absolve dalla messa di Requiem. Absolve Domine. Questo tipo di canto è chiaramente più legato all'esperienza sinagogale, cioè all'esperienza ebraica. Tanto che mi è capitato di parlare di questo tipo di canto con delle persone di religione ebraica e quando l'hanno sentito hanno detto: ma guarda,
assomiglia tantissimo al modo in cui il rabbino, durante la liturgia dello Shabbat, canta, non mi ricordo cosa, se la lettura profetica o quant'altro all'interno del culto rabbinico. Quindi vediamo come in effetti anche nei confronti della esperienza religiosa ebraica, ancora oggi il canto gregoriano ha tantissimo in comune. Quindi queste due forme. Perché canto franco-romano più che canto gregoriano? Perché in realtà il repertorio, almeno nella sua maggioranza di corposità di testi, di canti e così come ci è arrivato, è il risultato di un percorso che sì, è cominciato con l'avvento del cristianesimo in Europa e che trova una sua prima corposa significativa ricapitolazione nella riforma liturgica che avviene sotto Carlo Magno, cioè nel periodo carolingio, quindi VII, VIII, IX secolo. Canto franco-romano perché appunto è la esperienza culturale e amministrativa franca che, interfacciandosi con le esigenze della Chiesa latina, sente questa esigenza non solo di unificare il più possibile la liturgia, ma anche il modo di cantare nella liturgia. Se noi dovessimo dire qual è il valore principale del canto gregoriano, essenzialmente due. Il primo è la base di tutta la nostra musica occidentale. Perché? Perché con il disgregarsi dell'impero romano d'Occidente e con l'avvento dei cosiddetti regni romano-barbarici, i barbari, musica, poca vela, diciamo niente. È la musica liturgica che è l'unica che fiorisce, che si sviluppa e che quindi costituisce poi le basi su cui poter costruire tutta la musica che da lì in poi, dopo i secoli IV, V, VI, VII, VIII e così via, comincerà a caratterizzare l'Europa. Se noi prendiamo per esempio uno dei più antichi esempi di volgare italiano, com'è il frammento piacentino, come si chiama, noi vediamo che è l'unico, addirittura, almeno che mi ricordi io, è l'unico che presenta anche un rigo musicale per poter cantare una parte, cioè è arrivata solo quella. Se voi l'ascoltate, praticamente è uguale al canto gregoriano, eppure si tratta di un componimento profano. Quindi vediamo come questo tipo di canto getta le basi su cui poi si strutturerà tutto lo sviluppo della musica in Occidente. E questo già è un motivo bello, interessante, pratico, culturale. Cari ragazzi, vi piace la neomelodica? Vi piace il rock? Vi piace il jazz? Vi piace, non lo so, vi piace il trap? Vi piace tutto quello che volete? Senza questo punto di partenza, questa cellula originaria che è stato in Occidente il canto gregoriano, noi la musica, come attraverso i secoli è giunta fino a noi, oggi non ce l'avremo. Quindi già soltanto questo merita un grandissimo rispetto. Il secondo aspetto, che è quello che a me preme un po' di più, è questo. Il canto gregoriano è la parola di Dio cantata. Perché? La liturgia, come diceva un grande studioso di liturgia, Romano Guardini, la liturgia è la parola di Dio pregata, che si fa nostra preghiera. Il Signore non ci dona solo se stesso, ci dona anche la parola con cui poter pregare, con cui poterci relazionare con Lui, interfacciarci in questo dialogo di profondo amore e amicizia. Ed in effetti è vero, perché se noi andiamo a vedere il messale e il rito stesso della messa, per non parlare della liturgia delle ore, noi vediamo che oltre il 90% dei testi è tratto dalla scrittura. Il resto, in altrettanta buona percentuale, è tratto dall'esperienza dei primi secoli della Chiesa, la Chiesa primitiva, la Chiesa apostolica, la Chiesa dei primi padri apologeti, la Chiesa dei padri della Chiesa. Quindi se la liturgia è la parola di Dio pregata, il canto gregoriano è la parola di Dio cantata, ruminata,
meditata. In effetti, se noi accostiamo la modalità con cui si muovono le parti, la linea melodica nel canto gregoriano, vediamo che assomiglia tantissimo nel modo di muoversi a tante altre forme di canto meditativo, anche tipiche dell'Oriente, anche tipiche di altre religioni. Il canto gregoriano nel modo di muoversi assomiglia tantissimo alla musica meditativa zen, alle cantillazioni tipiche dei monasteri tibetani, ai mantra buddisti. Non sto facendo un ragionamento sincretistico religioso. Sto dicendo che l'essere umano ha capito che per poter entrare in uno stato di preghiera, di quiete, di orazione mentale, di contemplazione del cielo, necessita di un certo determinato linguaggio musicale. Il canto gregoriano, oltre che questo, fa molto di più, perché mi permette di far scendere nella mia mente, nel mio cuore, la parola di Dio, facendola non solo la mia preghiera, ma anche il canto delle fibre più intime del mio essere. Viam prudentiae.